Più che rischi, qui iniziamo ad avere quasi delle certezze. Il governo ha varato questo decreto e ci sono all'interno delle cose che almeno al Movimento 5 Stelle preoccupano molto. Parliamo dei LEP, innanzitutto, che sono i livelli essenziali di prestazione, quindi i diritti garantiti per tutti. Lì verranno stabilite, ad esempio, che so che tutte le scuole d'Italia dovranno avere una mensa, faccio un esempio. Ebbene, come vuole fare il governo per garantire quali sono questi diritti di tutti i cittadini? Li vuole decidere a Palazzo Chigi senza coinvolgere il Parlamento. Quindi la Meloni vuole decidere lei da sola cosa dovranno avere come garanzia i cittadini del Sud. Per noi non va bene, per noi. Ovviamente non è che il Movimento 5 Stelle dice lo dobbiamo decidere noi, no, vogliamo che il Parlamento decida su quali siano i diritti garantiti a tutti i cittadini, quindi il Parlamento e tutti i partiti, punto uno. Punto numero due, livelli che non devono essere solo stabiliti, il decreto dice che questi LEP devono essere stabiliti, noi pretendiamo che questi livelli vengano garantiti, perché c'è una grande differenza tra garantire e stabilire, quindi secondo punto che ci preoccupa. Terzo punto che ci preoccupa, come facciamo a rendere le regioni autonome se prima non le rendiamo tutte uguali? Cioè, se la Lombardia è più avanti in infrastrutture, servizi ai cittadini, banda larga, ospedali e la Campania magari è molto indietro. Prima di staccarle e renderle autonome, forse sarebbe il caso di farle partire in maniera, diciamo, paritetica. Quindi prima garantiamo questo gap che c'è tra tutte le regioni d'Italia, le mettiamo tutte quante ai bandi, diciamo, ai nastri di partenza, mi scusi, uguali. Dopodiché da questo punto di vista si parte e si potrebbe iniziare a ragionare di qualche autonomia, ma prima le dobbiamo rendere tutte uguali. E poi un'ultima cosa, una narrazione che stanno facendo questi signori della destra, è il fatto che noto spesso che dicono sì, ma i cittadini del sud hanno gestito male, hanno fatto fallire municipalizzate, aziende pubbliche, eccetera, quindi è colpa loro se le cose vanno male, al nord le cose vanno bene, quindi è giusto che il nord paghi le cose per il sud, sempre queste cose qua, no? Anche qui è sbagliato, ma è sbagliatissimo, cioè secondo voi sono i cittadini che in prima persona hanno gestito la cosa pubblica al sud e quindi hanno fallito e quindi è giusto che paghino? No, semmai la classe politica. Quindi a questi cittadini del sud perché dobbiamo far pagare una gestione politica sbagliata? Lo Stato è unico, l'Italia è unita, è uguale al nord e sud e quindi seppure c'è stata qualche azienda al sud, che è vero. L'autonomia penalizza l'Italia perché promuove una disgregazione ulteriore, già molto significativamente svolta da un regionalismo inefficiente e malato, che come la pandemia ci ha dimostrato produce diversità e non ricchezza. E soprattutto impedisce un progetto che riguarda l'Italia che ha il Mezzogiorno al centro, Mezzogiorno come nuovo baricentro degli equilibri geopolitici europei, Mezzogiorno che affaccia sul Mediterraneo, portatore di ricchezza e non soltanto di problemi, Mezzogiorno che può determinare con un piano infrastrutturale adeguato, con una riorganizzazione delle regioni per funzioni e per servizi, con una valorizzazione delle città e delle aree metropolitane, anche un nuovo contesto sociale nel quale svolgere la dimensione civica che sta soffrendo la mancanza della politica, la mancanza dei partiti, di una rete che colleghi i cittadini alle istituzioni. È questo lo spazio malato nel quale si è infilato negli ultimi anni il populismo di governo e di opposizione che ha impedito un ragionamento politico vero. Beh, i rischi sono importanti, sono tanti. Ovviamente stiamo parlando di una bozza, la cosiddetta bozza Calderoli, quindi è tutto a divenire. È stata appena aperta la discussione, l'ANCI, anzi in conferenza Stato-Regioni-Comuni, ha chiesto il rinvio della pratica e l'ha ottenuto giustamente, proprio per vigilare su quello che sarà l'andamento. Ma io mi soffermerei soprattutto su quello che è stata la gestione della nostra regione e della nostra provincia in questi anni, su tutto ciò che non è stato fatto. C'è ancora chi, avendo responsabilità oggettive, cerca di spostare l'attenzione su altre tematiche per non far uscire allo scoperto quelli che sono i danni che sono stati apportati a questa regione e a questa provincia, scagliandosi contro l'esecutivo che si è insediato da qualche mese e mi sembra surreale. Dovremmo parlare dei 9 miliardi messi a disposizione nella programmazione 2014-2020 che non sono stati spesi se non
circa il 30%, il 35%, erano stanziati per la campagna 9 miliardi di euro, ne abbiamo spesi più o meno 3 miliardi e mezzo, quindi questi sono i limiti di una gestione che va avanti ormai da 2 mandati e che non ha portato benefici al territorio. Io non sono in maniera totalitaria contrario rispetto a questa ipotesi, dico solo partiamo tutti dallo stesso punto, quindi consentiamo un periodo nel quale si rimettano a posto le cose, i conti e si fissino questi LEP, così come vengono definiti dalla norma. Poi onestamente sono per giocarmela, io da ex sportivo sono stato sempre per la meritocrazia e per la conquista dei risultati sul campo, quindi non ho paura eventualmente di dover concorrere, competere con altre realtà, perché mi fido della mia realtà, della mia comunità, so quello che possiamo fare, so quello che possiamo ottenere e anche i grandi risultati che possiamo raggiungere, quindi da questo punto di vista non dico in assoluto no a questo tipo di riforma, ma dico facciamola quando saremo pronti.